Se si dice che 8 miliardi sono pochi, si ha ragione, ma quando questa maggioranza ha deciso di destinare solo 8 miliardi sui 23 disponibili, anzi 6 sui 23 perché 2 erano già in bilancio, c'è stata solo Italia Viva che ha detto guardate è meglio che ne mettiamo un po' di più, se no quando arriveremo a usarli qualcuno si arrabbierà. Altri partiti dicevano no, a me servono i soldi per il reddito di cittadinanza. A me servono i soldi per il bonus edilizi, a me servono i soldi per le assunzioni, a me servono i soldi per prepensionare. Quindi, primo punto, io sono d'accordo che so pochi, ma non bisogna dirlo in TV che so pochi. Noi l'abbiamo detto di fronte al presidente Draghi, che in un anno in cui hai 23 miliardi a disposizione, senza doverli trovare, forse valeva la pena usare un po' di più. Comunque, quel che è stato, gli 8 sono spesi nell'ambito di un percorso. Un percorso che nasce dal Parlamento, perché il 30 giugno scorso le commissioni finanze di Camera e Senato hanno votato dopo 6 mesi di studio, di approfondimento, di ascolto, di analisi, hanno votato un documento votato da tutti, tranne che da Leo che si è astenuta, per una riforma complessiva del sistema fiscale. Il governo ha recepito quel documento nella legge delega, ora abbiamo 8 miliardi che è un primo passaggio. È un primo passaggio coerente con una riforma? Secondo noi sì, perché non dà qualche bonus a qualcuno, ma fa una riforma.